La buona notizia è arrivata nei giorni scorsi, riapre lo stabilimento Coca-Cola di Gaglianico, quindi una boccata d'ossigeno anche per l'occupazione del biellese, ma non solo, anche un grandissimo investimento, parliamo di 30 milioni di euro sulla sostenibilità. Questa mattina abbiamo raggiunto il direttore dello stabilimento, Stefano Lorenzon, proprio per scendere un pochino nel dettaglio e dare informazioni corrette e concrete. Buongiorno. Buongiorno. Allora, quindi insomma un grandissimo investimento, intanto la buona notizia è che riapre, parliamo di tempi, di tempistica. Allora, i lavori nello stabilimento sono già iniziati da qualche mese perché abbiamo dovuto appunto attrezzare lo stabilimento per ricevere le macchine. In questo momento quindi siamo in fase piena di cantiere e contiamo di essere pronti per la partenza della produzione entro fine marzo. Benissimo. Senta, c'è però un po' uno sbarramento che dovrebbe essere intorno alla metà di luglio per ottenere il benestare della resina che verrà materialmente prodotta all'interno dello stabilimento, così? Sì, è corretto. Noi partiamo in realtà con due step di progetto. Il primo passo sarà appunto quello di produrre le preforme comprando la resina. Il secondo passo, invece quello più importante dal punto di vista della sostenibilità, sarà quello di farci la resina direttamente qui a Gaglianico, partendo da una materia prima povera, più povera rispetto alla plastica rigradata, e quindi abbiamo bisogno dell'autorizzazione dell'ente europeo per il food safety, appunto, quindi per la parte alimentare, perché la nostra plastica poi andrà a contatto con, appunto, con gli alimenti. Per cui la seconda fase dovrebbe avvenire intorno a luglio-agosto di quest'anno. Benissimo, allora tante le voci che si sono rincorse ormai di fatto da molti mesi, parliamo di quanti dipendenti dovrebbero entrare in forza e come è possibile presentare magari la propria candidatura? A regime dovremmo arrivare intorno alle 40 persone impiegate nello stabilimento e per quanto riguarda le candidature i canali ufficiali sono il Centro per l'Impiego di Biella e l'Agenzia Piemonte Lavoro. Allora guardi, noi naturalmente attendiamo l'apertura dello stabilimento, magari vi verremo a trovare proprio quando questo avverrà, davvero grazie e quindi buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie anche a voi e da biellese sarò fiero e orgoglioso di potervi ospitare nel mio stabilimento qui a Gaglianico. Grazie. Grazie mille. Arrivederci.